Ciao a tutti, cacciotti, benvenuti in questo nuovissimo unboxing barra recensione, mini recensione, overview, panoramica, chiamiamola panoramica. Allora, oggi vi porto il Rockat Savu, quando la scorsa volta invece vi ho portato il Conpure. Ora, questo è un modello che costa anche un po' di meno rispetto al Con, ci sono del Con, ci sono tutte le varie colorazioni, vari formati, però oggi parliamo invece del Savu. Questo è il Savu, diamo una rapida panoramica del mouse. Allora, come vedete è di colorazione scura, non ci sono altre colorazioni, questo è il modello unico del Savu. Sotto abbiamo dei piedini di cui parleremo in approfondimento dopo. Abbiamo una scalanatura per il pollice, due tasti programmabili, rotellina naturalmente, e sul bottone destro abbiamo una scritta Rockat in scavata. Allora, abbiamo anche un LED posteriore che, diciamo, rifletterà sul tavolo mentre giocate per dare un alone attorno al mouse. Allora, parliamo un po' della rotellina. La rotellina in molti l'hanno criticata per la troppo rumorosità. Secondo me non è troppo rumorosa, anzi dà la precisione che uno si aspetta senza, per appunto, la troppa rumorosità, perché dà un click ad ogni saltello che fa la rotellina ed è molto utile. Mettiamo caso, in giochi come sempre Counter Strike è davvero utile avere una rotellina che non ti scappa via e che per ogni singolo movimento che tu dai ti registra uno switch. È davvero molto comodo da installare, perché semplicemente basta inserire la presa USB che siamo a posto, possiamo già utilizzarlo, non al massimo delle sue capacità perché comunque abbiamo bisogno del software, però possiamo già giocare tranquillamente. Una cosa molto interessante del Rockat Savu è il grip ruvido. In tutti e due i lati è presente una superficie ruvida, tanto notiamo qui il logo Savu, che inizialmente ho trovato strana, perché non c'ero abituato. Sono passato dal Conpure al Savu e il Con ha tutta la superficie liscia, questa è levigata e è ruvida, scusate, e si vede la differenza, si sente proprio. Però a lungo andare l'ho trovata molto comoda, perché non, diciamo, che fa in modo che insieme al design ergonomico il mouse ti voglia rimanere in mano, non so come spiegarlo, ma davvero è una buona sensazione. Le dimensioni sono medie, come potete vedere mi sta perfettamente in mano e diciamo che raggiunge la fine del polso. Come ho già detto, è ergonomico. E invece parliamo un po' del software. Il software che si è rivelato molto producente, senza bug, fa ciò che dice di fare e lo fa in modo abbastanza semplice, non c'è bisogno di tutorial particolari, davvero davvero molto semplice da usare. Una cosa particolare dei programmi della Rockat, per quanto riguarda almeno i mouse che ho provato, sono gli achievement. Praticamente ogni tanto mentre giocavo sentivo una voce di sottofondo che diceva congratulations. All'inizio mi sono spaventato, ho detto non è che c'ho qualche pubblicità aperta da qualche parte in qualche sito. No, era il programma della Rockat che registra quanti click tu effettui e arrivati a un certo tot ti dà un premio, un achievement. L'altra cosa di cui vi voglio parlare è l'Easy Shift. Vi ho già parlato di questa funzionalità con il Con, ma ne riparliamo anche con il Savu, dato che è passato un po' di tempo. Rockat Savu che possiede l'Easy Shift Plus. Cosa vuol dire? Vuol dire che premendo il tasto 5, che è questo qui, quello dietro, che di solito si usa per tornare indietro ad esempio nel browser, abbiamo una funzione per appunto shift. Cosa vuol dire? Vuol dire che io posso associare una seconda funzione a tutti i tasti presenti sul mio Savu, e cliccando per l'appunto su questo bottone
posso attivarlo. Quindi ad esempio un profilo che io ho attivato su Counter Strike è quello che mi consente, premendo il tasto 5, cioè l'Easy Shift e il tasto sinistro, mi consente di acquistare il kit base con fucile d'assalto sia per Counter Terrorist che per Terrorist. Questo è tipo l'utilizzo base. E la cosa davvero figa è che è facilissimo impostare queste macro. Davvero un buon prodotto a prezzo davvero bassissimo rispetto ad altri concorrenti. Poi un attimo della confezione, abbiamo una texture molto fighetta qua con il mouse in rilievo, l'effetto scintilla, abbastanza carino. Qui troviamo gli award. Qui le informazioni, sensore da 4000 dpi, che per quanto mi riguarda, a me se mi dessero un sensore da 2000 dpi a me andrebbe anche bene, perché io non vado mai oltre i 1000 quando si parla di dpi, ma boh, sarò strano io. Come vi ho già detto, Easy Shift, multicolor, infatti questo laser, questo led è personalizzabile, in questo momento io ce l'ho pulsante color verde, e side grips antisudore, perché come vi ho già detto sono ruvide. Non so se riuscite a notarlo dall'inquadratura. Diamo un'occhiata dietro, altre informazioni, lingua, dovrebbe essere presente l'italiano? No, non è presente l'italiano, ma questo prodotto me l'ha inviato la Roccata direttamente, quindi probabilmente me l'ha inviato la versione europea, e in Europa non ci cagano. All'interno della confezione troviamo anche il dischetto, ora però qua non ce l'ho. Troviamo il dischetto che contiene il software, se non erro, ma comunque è facilmente scaricabile dal sito internet. Per questa recensione del Roccat Savu è tutto, io vi saluto, ciao a tutti.